Fondazione Una racconta già con il suo nome, uomo, natura e ambiente, di che cosa si occupa, in particolare di conservazione della natura, della biodiversità, in un'ottica ecosistemica tra le varie componenti dove anche l'uomo ne fa parte. E Biodiversità in Volo è uno dei progetti fondamentali della Fondazione in collaborazione con Federparchi. I parchi sono gli enti, no, predisposti proprio alla conservazione della natura, e noi con loro in varie tappe, questa è la quinta, ci occupiamo di alcuni temi specifici caratteristici di questi territori. In particolare nelle prime quattro tappe abbiamo visto specie protette che sono state oggetto di bracconaggio, e il bracconaggio, come dice anche l'Europa, è una delle cause di perdita di biodiversità, non lo è la caccia, che invece è un'attività conservativa, e quindi abbiamo affrontato come difendere queste specie anche con i parchi in quest'ottica di relazioni anche tra le varie componenti, perché occorre sempre dialogare, no, tra il mondo della conservazione, della scienza, dell'ambientalismo, con il mondo dei cacciatori, il mondo soprattutto scientifico, che è la base, e col mondo dell'agricoltura e dell'allevamento. Questo è un po' quello che noi cerchiamo di fare. E qui nel Parco delle Foreste Casentinesi abbiamo affrontato anche un tema nuovo. Qui il bracconaggio non c'è praticamente, mentre c'è questo tema della relazione tra le specie, animali tra di loro, perché qui convive il lupo insieme a specie di ungulati come il cervo, il capriolo, il cinghiale stesso, e tra di loro si creano delle relazioni. Però poi la convivenza del lupo e anche di altri animali che possono creare danni all'agricoltura con appunto le attività umane, agricoltura e allevamento, non è facile, non è mai facile, si creano spesso conflitti anche piuttosto gravi sul territorio. E qui attraverso dei progetti del parco, insieme appunto anche a studi scientifici, per esempio l'utilizzo dei cani da guardiania, è una soluzione, vediamo che è una soluzione. Quindi anche qui la collaborazione tra gli enti che si occupano di conservazione e il mondo produttivo, e poi anche tutte le altre componenti fondamentali. E dopo aver partecipato ai censimenti di cervi e lupi, abbiamo visitato un'azienda agricola che si difende dai lupi con i cani da guardiania. Come sa? Loro? Si rompe la cagliata e viene il formaggio pecorino praticamente al latte crudo, nel senso che appena unto, senza additivi, senza niente. E si assaggia.